Buonasera e bentornati a Gente di Calabria, la letteratura calabrese che ogni sabato sera Telemia porta nelle vostre case. Questa sera facciamo un breve viaggio che da Siderno Superiore ci porterà alla vecchia Gerace Marina, l'odierna Locri, perché andremo a parlare di uno dei più grandi poeti dialettali esistenti all'epoca dal 1930 in poi, il grande poeta dialettale Salvatore Filocomo. Come ho detto poc'anzi, Salvatore Filocomo è nato a Siderno Superiore nel 1902 ed è morto nel 1984 a Locri. Lui, sin dalla tenera età, era il penultimo di sette figli, aveva iniziato a lavorare in campagna insieme al padre in un terreno sostanzialmente in colonia che gli era stato affidato da un proprietario terriero di Siderno Superiore. A un certo punto lui si arruola per fare sostanzialmente la vita militare fino a raggiungere il grado di vice brigadiere. Nel 1926 si sposa e da quel momento cambia la sua vita. Cambia la sua vita perché per il bene della sua famiglia sostanzialmente decide insieme alla moglie di abbandonare la campagna e di andare a vivere a Gerace Marina, ovvero l'odierna Locri. Ci riesce perfettamente perché la sua famiglia è una famiglia che vive dei suoi valori che sono stati tramandati. Sostanzialmente lui ha un unico rammarico nella vita, l'aver perso troppo presto la moglie che è morta negli anni 70, che è stata molto spesso fonte ispiratrice delle sue poesie. Salvatore Filocomo può essere considerato tra le diverse attribuzioni che gli sono state date, può essere considerato il poeta dei campi, perché sostanzialmente lui dà voce ai contadini, dà voce a quelle persone che hanno dato la vita nei campi per far vivere dignitosamente la propria famiglia. Naturalmente di Salvatore Filocomo io mi fermo qua come sempre, do solo un assaggio perché stasera sono veramente felice perché l'ospite in studio e Yolanda Filocomo, che ringrazio dal profondo del cuore perché l'ho conosciuta in questi 10-15 giorni e mi piace soprattutto perché simbolo di umiltà, quell'umiltà che deve caratterizzare questa trasmissione. E vi spiego perché quando ho chiesto, normalmente chiedo di darmi una nota biografica per presentare l'ospite della serata, lei mi ha detto: ma io non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di mio padre. E lì ho capito che siamo di fronte ad una persona speciale che ho avuto il piacere di conoscere. Comunque devo dire una cosa, Yolanda Filocomo ha fatto il mestiere più bello del mondo, quello di insegnare ai ragazzi. E poi una particolarità, lei negli anni 70 ha fatto attività politiche, quindi è stata una delle prime donne a fare politica in Calabria. E poi c'è una particolarità, lei scrive poesie, questo me l'ha detto in privato, e speriamo che un giorno possa decidere di pubblicarle. Yolanda, ti auguro innanzitutto una buona serata e ti ringrazio perché sono felice di averti come ospite. Sono io che ringrazio te, Giuseppe, per avermi invitato, e ringrazio Telemia che ci ospita. Per quanto riguarda l'ultima parte, quella delle poesie, sarà difficile anche perché le scrivo per diletto e non per pubblicare, e sono in italiano. Non mi cimento con mio padre, non gli faccio concorrenza. Ho capito. Allora, Yolanda, io per iniziare subito a discutere ti faccio subito una prima domanda e ti chiedo di tracciare un profilo letterale di tuo padre, sostanzialmente quale tematiche tuo padre, ovvero il poeta Salvatore Filocomo, trattava nelle sue poesie. Allora, papà, il cui titolo di studio era la Sesta Elementare, conseguita nel 1912-1913, che poi ha completato con gli studi fatti come quando si è arruolato nella Regia Guardia, dove è stato 3 anni, come hai detto tu, è arrivato al grado di maresciallo, di vice brigadiere. Cioè. Suo maestro e suo esempio nella vita e nelle poesie fu Giommo Triclo, anche egli poeta sidernese. A differenza di Giommo Triclo, mio padre era alfabetizzato, Giommo Triclo era completamente analfabeta, e molte delle opere di Giommo Triclo sono ariace, perché Giommo Triclo viaggiava con il suo carro e dettava le sue poesie a
chi stava ad ascoltarlo, e so che molte opere sono state ritrovate là proprio a Riace. Mio padre ha iniziato a scrivere da adolescente, giovanissimo. Allora amava prendere in giro, in modo bonario, i vizi e note degli amici, con versi satirico-burleschi. Gli amici si divertivano alle sue pungenti allusioni, ma allo stesso tempo recepivano il messaggio e ne facevano tesoro. E a tal proposito ti leggo qualcosa di suo, I cacciatori. Allora, questa è una poesia che lui scrisse nel 1924. Ambientata a Siderno Superiore. A Siderno Superiore, cacciatore. Capito, sì. E sono storie vere, sì. Perché lui amava prendere in giro. E ci stavano, qualcuno andava addirittura a dirgli: mentite, mentite poi sì. Bella questa cosa, sì. Cioè, il 13 aprile, che era la domenica delle Palme. Prego, Yolanda. E allora, alcuni amici, lui era andato a messa, alcuni amici lo hanno fermato, dice: vieni con noi che stiamo andando a caccia. No, dice: vado a messa. Si è fatto convincere, è andato, li ha seguiti, ha seguito questo gruppo di amici nella caccia. Alle 13 d'aprile succedì un fatto vili, e se tutti marricciati vi faccio da risi uva buttati. Era a domenica d'Aliva e a chiesa era abbandonata. L'arciprete Tesilagna, salto naturalmente qualche cosa perché è molto lunga, l'arciprete Tesilagna che si sta andando a campagna, ma con fatto che rimpaccia, più di mezzi vanno a caccia. E una squadra di cacciatori, tutti certi tiratori, si cogliò, signori miei, gli useligiani di Mazzei. A prima quaglia che trovaro, savolau e non sa donaro. Ma quando all'aria comparivo, raccomandavo l'anima a Dio. E decisa, quasi era usietta prigioniera. Ma però non si iettavo, che ci stetti e ci pensavo. A così si mise a volare, per onde meglio potte azzeppare. Dopo tutti si addonaro, due corpi l'uno si spararo. Però la guaglia fu tanto sperta, e io non stavo con la gargia aperta. Ecco questo, diciamo, un po' il comportamento dei cacciatori. Ora, per parlare di qualche amico, che era a caccia naturalmente, ecco questa: da mio figlio e amico Tasciuni, che paria caspare i linduni, e Lucanato Angelo Antoni, paria un soldato di tempi borboni. Un figliolo di Ibessaro, spara meglio di Porvararo, carica l'arma, i paro a paro e spara i quagli cacca danzaro. Un figlio Giambastarteri, sape pure spara a batteri, ma però vestuto com'era, paria che ne esce dalla galera. Lasciamo stare queste persone e pigliamo un figlio di Don Simone, Don Carmeluzzo Cordè e Don Beniamino Cefalì, che sono cacciatori fini, sanno sparano a pallini, ma se sparano con cannoni non pigliano manco un pallone. E questa, ecco, la presa in giro degli amici. A così si ricogliro, questa è la fine della storia, ognuno a casa si indigliro. Tutti affritti ed affamati, perché non avevo preso manco uno spingiuni, insomma, un cecchino più piccolo. Sì, alla fine. Stanchi, rotti e consumati, e qui era maritato, crio che pure fu schiaffiato. Poi tutto il resto, che succedeva, usapi solamente Dio. Bellissimo. È molto lunga, ma... Ma che c'entra? E qualcosa, ecco, un'altra ancora, quella dei Carcaroti. I Carcaroti è un gruppo di amici che, essendo... naturalmente vivendo nella povertà, nella miseria, cioè come si viveva allora, d'altra parte, si guardarono in giro per sapere più o meno quando e che cosa potevano fare. Allora, visto che la calcia andava cara, hanno deciso di armare una carcara per fare appunto. E quando il mondo è fatto, esiste un contratto scritto con tanta cura tra l'uomo e la natura, che dura eternamente per guida di tutti i genti. E sto contratto dici, miei carissimi amici, quanto all'umanità c'è noi ricchezzi e c'è sta povertà. Perciò per tutto il mondo, per quanto è largo e tondo, tutta l'umana gente è composta di ricchi e di pezzenti. Ora, i pezzenti veri fanno tanti misteri, davi pezzenti ladri e i pezzenti camatri, davi quelli che campano brogliando e c'è pure che muore fatigando. Ma io però, fra tutti i pezzenti, sogno sicuro che i più divertenti e i più ingegneristi sono quelli chiamati progettisti, come appunto questo gruppo di amici
perché ognuno di loro, sapendo che andavano a fare sta carcara per musardecchisciano, ecco, ho capito. Hanno ascolta. Alla fine, scusami, la carcara cade, sì, e restano con un pugno di mosche, sì, in mano. Sì, effettivamente, sì. Yolanda, ascoltami, tu hai parlato poco fa di ricchezza e di povertà, e qui ti chiedo di ricordare anche un altro personaggio che è entrato prepotentemente nella vita di tuo padre, che è Mimmo Martino. E ti dico, Mimmo Martino e soprattutto Saverio Strati. Ecco, questa foto ci ricorda Mimmo Martino. Perché Ricchi e poveri era sostanzialmente la prima raccolta di poesie di tuo padre con prefazione di Saverio Strati. Quindi io ti chiedo, che rapporto aveva con Saverio Strati e che ricordo hai anche di Mimmo Martino? Allora, con Saverio Strati mio padre aveva il rapporto sia con i figli, perché Saverio Strati era spesso ospite a casa nostra, era amico di mio fratello Carmelo, ma era amico di tutta la famiglia. E quindi il rapporto di affetto e rispetto che c'è tra figli e genitori. E con Mimmo Martino, diciamo che io ho conosciuto Mimmo, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di perderlo poi, perché in effetti ci siamo conosciuti a ottobre del 2014 e lui è morto poi a gennaio del 2015. Mimmo Martino è il cantante dei Mattanza, perché sì, questo legame? Perché alla fine... Perché lui aveva musicato una poesia di mio padre, Ricchi e poveri. Io l'ho scoperto su internet e l'ho contattato quando abbiamo presentato il libro di papà, che è l'ultimo volume, quello delle opere inedite, Voce e valori del mio tempo, per dirgli che avremmo presentato sto libro, che mi avrebbe fatto piacere averlo ospite. Sì. E lui non solo è venuto, ha anche cantato quella sera e ha cantato appunto Ricchi e poveri e poi Un Cristo e un povero di un poeta siciliano. Ascoltami, ti posso chiedere subito di leggere Ricchi e poveri, senz'altro. Così diamo la possibilità da casa di capire la bellezza di questa poesia. Sì. Che è ancora meravigliosa. Io ringrazio ancora Mimmo davvero, in questi giorni, pochi giorni fa, è ricorso il secondo anniversario della sua morte, ma Mimmo è davvero sempre nei nostri cuori. Ricchi e poveri, stu mondo che criao nostri signori, con la sua mente che non dava uguali, fu creato con regoli e masuri, u cielo, a terra, l'uomo e gli animali. Prima i beni erano comuni, calomani tra ille erano uguali, principe non davia, manco baroni, non patroni, non do e non principali. Ma mo che tanti secoli passaro, stu mondo sta cedendo a rumboloni. Du cielo a terra le cose mutaro, l'omani insieme non stettero cioni. Lu prepotenti incatastao denaro, senza conto, non pisi e non masuri. E lo spagnoso che non seppe fare, si accontentava mo campa con la duri. E mo per chissu noi siamo spartuti, e siamo ricchi e poveri chiamati, i ricchi gordi e di nuovo vestuti, i poveri addiuni e spellizzati. Un ricco s'arza ai novi la mattina e trova colazione preparata. Prima si vesti, già la panza è china, tanto per cominciare la giornata. Un povero si leva con lo scuro, si fa la croce e vai a faticare, scarso, malo vestuto ed addiuno fino a che scura mata da vestare. Un ricco a mezzogiorno mangia mata, primo, secondo, terzo, frutta e vino. Dopo mangia si fa già passiata, poi si indivagli e gioca al casino. Un povero finisce la giornata e trasendente getta un sospiro, vedendo la moglie incandelata e le figlioli che ciangiano in giro. Morti di fame, con l'upilo alzato, cu cerca pane e cu vuole vestuto, cu palore le addubba e poi tagliato si indivagli e si curca all'uginuto. Poveri e ricchi non siamo più frati come una volta e niente più di liga, non paura di Dio, non caritati, un ricco mangia e un povero fatica. Passano gli orni e pure le semane e il povero campa a Dio prevedi. Ed è trattato peggio di un cane, e quando soffri e ciangi, un ricco arridi.
E voi, signori, che tutto vedete, perché queste cose storte sono portate? Due sono i cosi. O voi non ci siete, oppure voi di ricchi vi spagnate. Iola, ecco, sembrerebbe blasfemo, guarda, e invece... Guarda, Yolanda, io innanzitutto ti faccio i complimenti per come reciti la poesia di tuo padre. E poi l'ultima frase ti lascia senza... Sì, ecco, sembra un blasfemo, no? E invece no. La violenza. Una bestemmia, no. Non è una bestemmia, perché. No, infatti. È la caratteristica di Salvatore Filocomo, la voce che vibrava, la potenza della voce che era una caratteristica. La denuncia delle ingiustizie, soprattutto nelle sue poesie, sì. Ascoltami, io. Perché voglio. Il tempo è breve, quindi. Il tempo purtroppo è breve e potremmo parlare. Per una settimana di questo poeta. Io ti volevo chiedere, dato che siamo quasi a ridosso del carnevale, la festa dei bambini, io che so che tuo padre, proprio nel corso della sua attività letterale, ha predisposto una serie di farse carnevalesche che hanno fatto il giro della Locride. Mi puoi dire chi erano i protagonisti e cosa lui allora, trattava? Il protagonista principale era sicuramente Cannavari. Sì. E poi, volta in volta, Tozzitaggi e Carnalovari, i protagonisti erano una famiglia più Uzzito che era Carnalovari, dove si incontravano due famiglie di poveri, diseredati, di spellizzati, come si diceva una volta. Carnalovari non aveva niente, la famiglia da Zita non aveva niente. Eppure alla fine, ecco, io ti voglio leggere a questo proposito una qualcosina di questo setaggio, quando si combina il fidanzamento e dice, vabbè, che era una caratteristica tipica dei nostri paesi. Buono Rosina, non ti sbarrogamo, ti prometto che presto ti sposamo. Felici, o sta dicendo veramente? Che come ti sposamo senza niente? Ti sposamo Rosina, ti sposamo e dopo in sto paese ne andiamo, facciamo viaggi nozzi, sai quanto giriamo? Andiamo a Natili, a Pozzi, a Santo Luca e a Samo. Vidimo cose belle, cucuzzi, cucuzzoni, vidimo sumarelli, merri, tordi e torduni. Sa quante cose vedimo girando. Poi, proseguendo con questo balletto, quando indossiamo su un uomo onesti, quando cammini sicuro in testrati, mette proprio in evidenza le cose. Scusami Yolanda, la cosa che mi è piaciuta in questi libri che mi hai donato in questi giorni è i debiti di Carnalovari. E i debiti di Carnalovari, ecco, c'è l'eterno affamato Carnalovari che per mangiare deve prendere a credenza, come dice una volta, no? E là i personaggi, mi pare che sono 13 comunque, perché ci sono, oltre a Carnalovari e alla mamma Vecchiarella, 13 creditori, cioè oltre il cancelliere e i presidenti, sono 12-11 creditori più presidente, che poi si fa il processo a Carnevale, no? E la storia è questa, Carnevale prende a debito tutto. Ma questa è una caratteristica tipica dei piccoli paesi, dove spesso si attende il primo del mese per pagare i debiti. La prima farsa che ha rappresentato è... Ma chi erano i protagonisti? In fin dei conti, voglio dire, gli attori erano gente della strada. Gente della strada, per quanto riguarda il momento in cui sono state prodotte queste due farse, perché poi la nostra farsa, che era Usonni Carnalovari, che allora era intitolata Carnalovari l'altro i porci, è stata poi ripresa e completata nel 74, queste sono del 24-25. Yolanda, ascoltami, io giustamente ti volevo chiedere tante altre cose, però a questo punto io ti chiedo che padre era, come si comportava in famiglia. Ecco. Allora, era un padre presente e premuroso, anche se mancava da casa tutto il giorno. Lui partiva alle 5 del mattino per motivi di lavoro, andava a Bovarino, ha lavorato a Sederno, ha lavorato a Locri, gli ultimi tempi era a Bovarino. Che lavoro faceva? Il contabile nelle ditte, faceva il ragioniere. Ho capito. E quando è arrivato a Bovarino, il suo datore di lavoro ha preteso che i dipendenti lo chiamassero ragioniere.
perché gli ha riconosciuto questo merito anche se non aveva il titolo. Era un titolo di fatto. Un titolo di fatto per come lavorava. Non faceva solo il contabile, perché poi faceva il factotum, perché doveva tenere un po' la cosa di tutto. E arrivava la sera e noi lo aspettavamo perché doveva correggerci i compiti, dovevamo raccontare la nostra giornata. Grazie a mia madre, che non aspettava la sera per dire a papà: sai cosa hanno combinato i tuoi figli, come in genere succede quando il padre è lontano e la madre è in casa. E che mi dici di questa foto? È la foto di mia madre, ragazzina ancora. E a proposito, voglio leggere una poesia che mio padre ha dedicato appena l'ha conosciuta. Ho capito. Quando ne scisti tu. E alla quale ha dedicato appunto questo libretto, che è nato dopo, è stato pubblicato dopo la morte di mia madre. Lui lo stava preparando perché voleva fare un regalo alla mamma, e invece la mamma se n'è andata prima, purtroppo. È stata spesso sua fonte ispiratrice, vero? Sì, a lei ha dedicato prima e dopo la sua morte molte poesie. Quelle dopo la sua morte a volte non riesco a leggerle perché... Allora, dedicando, cara Francesca, questa è la dedica del libretto, dedicando alla tua memoria questo volumetto, del cui contenuto tu già conoscevi buona parte, ne eri entusiasta, lo apro in omaggio appunto alla tua memoria con la canzone Quando ne scisti tu, che composi per te quando eravamo fidanzati. Quando ne scisti tu, bellezza mia, l'angioli a meglio musica sonaru, Sant'Anna su posino ti tenia, e li santi cantando ti impasciaro. A mezzanotte, u soli risplendia, i stilli erano i mille più colori, l'arbori, i spini, i petri a mezza via, erano che la notte rosi e sciuri. Fare più bella a Dio un'antipotia, l'angelo solamente t'appattaro, pure i fate andavano gelosia, ma restarono cantati e ti indotaro. Mo che crescisti ed eo ti canuscia, non saccio più dormire e non mangiare, mi sazio, beon meo, guardando a tia, e più ti guardo, più bella mi pare. Guarda, io mi sono emozionato, cioè in questo studio stasera c'è una grande emozione, e ho notato anche che anche tu ti sei emozionata. Io, si nota proprio l'amore di tuo padre verso tua madre. Sì, è stata loro una vita di 48 anni, a parte l'anno di fidanzamento, 48 anni insieme. Infatti in una delle poesie, 48 anni insieme, lui fa il resoconto proprio di tutti quei 48 anni. L'amava profondamente. L'amava profondamente, sì. E tua madre? E mia madre corrispondeva, ovviamente. Non c'è. Mia madre sta, ecco, dietro si dice un proverbio, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Mia madre, era una grande donna, anche una grande mamma. Grazie a mia madre e grazie a papà noi abbiamo studiato, perché mia madre per prima ha detto: i miei figli devono studiare tutti. Maschi, perché... allora ricordati che era un po' difficile per le donne andare a scuola. Invece, no? tua madre hanno fatto non avendo studiare. Studi, aveva solo la seconda elementare, però era quella che più di tutti... Diciamo che tuo padre aveva realizzato quel sogno, cioè lui non aveva avuto la possibilità di studiare perché purtroppo... Sì, però sì, alla lui, fine... ma più mia madre, perché mia madre aveva solo la seconda elementare. Mio padre, pur avendo la sesta, allora erano acculturati abbastanza con la sesta elementare, okay. Cosa che oggi non si è neanche con la laurea, no? Infatti in una delle poesie lui mette questo in evidenza. E mia madre invece, avendo proprio questo diciamo questa sua non avendo realizzato questo suo desiderio di studiare, perché ha dovuto lasciare gli studi prima per badare alla mamma che aveva le cataratte e il fratellino che era piccolo, ha deciso che i figli dovevano studiare. Quindi... Prima, Yolanda, prima di chiudere, che siamo quasi purtroppo alla fine. Io ti volevo dire, ricordi un aneddoto, un evento sì, particolare? Sì, te ne dico due. Uno, che mio padre raccontava spesso, di quando era ragazzo. Il padre, nella sua casa c'era una... Il dettato era l'onestà prima di ogni cosa. E allora, un giorno di Pasquetta, alcuni amici sono andati a fare la Pasquetta in casa loro, a casa di mio padre, dei miei nonni. Erano signorotti del paese. E uno di loro in quell'occasione, giocando con gli amici, ha perso un anello di valore molto importante, molto pregiato. Non l'ha ritrovato. Dopo qualche tempo lo ha ritrovato il nonno, glielo ha riportato a casa, e quando questo ha fatto l'atto di dargli qualcosa, insomma, per ringraziarlo, quindi
dei soldi, il nonno ha rifiutato e se n'è andato senza prendere soldi, perché quella era onestà, era un dovere e quindi non doveva essere pagato giustamente. Invece mio padre, che era un aneddoto, cioè lui era un burlone, un umorista, amava molto fare gli scherzi, ne combinate tante, soprattutto il primo di aprile. Uno che ricordo io, anche se ero bambina, è stato il primo di aprile degli anni 50 più o meno. Sì. C'erano i bandigliatori una volta, te li ricordi, nei paesi? Quelli che il bando? Il bando, sì, capito, i bandigliatori, sì. il banditore. Sì, sì. Allora lui è andato a contattare, noi avevamo un banditore che era accompagnato dalla moglie, perché lui era cieco, quindi andava in giro per il paese accompagnato dalla moglie. È andato a dirgli che doveva fare sto bando, che a 100 capre, quindi vicino agli scavi, sì, vendevano i piselli primo di aprile a prezzi irrisori, insomma, costo poco. Ho capito. Questo ha fatto il giro del paese e poi si è messo in fila con gli altri locresi per andare a prendere questi piselli. Quando sono arrivati là non hanno trovato niente, perché non c'erano piselli, era proprio. Questo. E tutto il paese si è riversato a 100 camere. Ma... e lui se la rideva, perché ovviamente gli scherzi andavano sempre a segno. Ho capito. Guarda, questo è quello che era tuo padre, ma era anche autoironico, presumo. Sì, sì, sì. Si prendeva in giro. Ma è una dote che ha trasmesso anche a noi. Magari non tutti i figli. Io sono una di quelle che ironizza sempre. Io ho conosciuto anche tuo fratello, Giovanni Filippo. Giovanni. Purtroppo, non ho, proprio negli ultimi anni in cui egli esercitava presso il Tribunale di Locri, e notavo in lui anche l'autoironia, sì, quando parlava con gli avvocati. C'era sempre un'armonia bellissima, ecco. Cioè, c'è un dire, po' in tutti noi non questo. Non c'era la differenza tra il giudice, gli avvocati e addirittura i coloro i quali... E nel DNA della nostra famiglia. E questa è una bellissima cosa. Guarda, io prima di salutarti, prima di salutare i telespettatori che ci stanno seguendo, io volevo leggere qualcosa di Vincenzo Cavallarin. Mi hai detto che è mio nipote. E c'è un passaggio che mi è piaciuto tantissimo. Figlio di una sorella. C'è questo passaggio dove dice che quelle poesie, cioè le poesie di Salvatore Filocomo, dicevano alla gente dei campi che non erano solo bestie da soma al servizio del Signore, non solamente coloni al servizio dei potenti, ma persone che sapevano ridere e piangere, immaginarsi oltre al libro paga e un'esistenza dedicata quasi esclusivamente al lavoro. La poesia era uno specchio per guardarsi in faccia e riconoscere la propria vita e quella della propria comunità. Allora, qui c'è tutto tuo padre, sì, c'è tutto tuo padre, perché c'è l'aspetto iniziale della poesia dei campi, dei pastori che scendevano a valle, andavano nelle botteghe e raccontavano tutto ciò che accadeva in campagna attraverso i versi. E poi c'è una cosa bellissima, perché dice che la poesia serviva per tenere assieme le persone, la famiglia pure da noi, sì. Guarda, io spero soltanto, io credo che sia una cosa un po' troppo alta, la speranza è con questa trasmissione, perché tocchiamo sempre degli aspetti poetici, di grandi poeti, la speranza è che questa trasmissione possa tenere unite le famiglie, ed è questo il grande messaggio che tuo padre ha lanciato, sì, la poesia può salvare il mondo, come l'aratro riusciva a rendere fertile la terra. La sua vita era improntata appunto alla moralità, all'onestà, e il messaggio che lascia, non solo il messaggio di protesta e invito ad indignarsi di fronte alle ingiustizie. Questo è il messaggio che lui lancia ai giovani. Indignarsi di fronte alle ingiustizie, quello che hai detto tu, proprio perché... Guarda, questa sera io ti ho dato molto spazio, perché... Io ti ringrazio. Ti ho dato molto spazio anche perché è prerogativa di chi conduce non essere protagonista. Perché il protagonista qua è Salvatore Filocomo. Ecco, appunto. Io, guarda, ti ringrazio soprattutto per l'amicizia che è nata in questi giorni. E soprattutto ti ringrazio per la tua testimonianza veramente umana di tuo padre. E spero che ci sia un'altra occasione per poter discutere un po' più a lungo di Salvatore Filocomo e di tutti i poeti dialettali che lo hanno seguito. Io che devo fare? Ringraziandoti ancora una volta, mi rivolgo a voi che ci seguite da casa, vi ringrazio per averci seguito e spero che questa trasmissione abbia lasciato il segno in chi ci sta seguendo da casa.
vi auguro una buona serata. L'appuntamento con Gente di Calabria è per sabato prossimo e come sempre, augurandovi una buona serata, vi auguro anche ad Maiora. Grazie a te Giuseppe. Grazie a te.